Ciao a tutti, piccoli amici. Continuiamo con le nostre storie della Bibbia e grazie per essere qui insieme a noi. Better Life oggi nei racconti della Bibbia vi presenta questa puntata, la numero 111, dal titolo Un periodo difficile. Cambieremo infatti un pochettino le nostre avventure, perché Gesù è, come abbiamo visto la volta scorsa, è morto. Il popolo sotto le guida di Gesù aveva ottenuto delle importanti e delle grandi vittorie. Il Signore era stato con loro, come gli aveva promesso al suo servo prima Mosè e poi Gesù. Ma durante questo periodo, dopo la morte di Gesù, tutte le persone che avevano combattuto insieme a lui, che avevano visto la grandezza di Dio, morirono. E i giovani si allontanarono ben presto dalla via, dalla verità. E non te lo scordare, anche tu che sei giovane, non dimenticarti gli insegnamenti che ti danno i tuoi genitori, non dimenticarti gli insegnamenti che ti dà la Bibbia, perché è la Bibbia che produce nell'ubbidienza, nel nome di Dio e di Cristo, la vittoria. E questo fu un grandissimo male. Infatti, iniziarono ad allontanarsi da quello che gli era stato comandato. Ma come? Non dovevamo rimanere attaccati al libro della legge, della vita, alla Bibbia per prosperare e vincere? E questa era proprio la verità. Mano a mano che loro si allontanavano da Dio e dalla sua parola, ecco che i nemici diventavano sempre più forti e alcuni di loro iniziarono a fargli guerra e a portare via le loro splendide terre, quella terra che Dio gli aveva dato, quella terra dove scorre il latte e miele, che ci sono dei grappoli grandi, grandissimi, come abbiamo letto. Eh sì, il popolo iniziò ad allontanarsi da Dio e iniziò a passare dei grossi guai. Anche tu ricordati, non ti allontanare da Dio, rimani vicino a Lui. Perché la Bibbia dice che il Signore è la nostra fortezza, la nostra forza, la nostra pace, la nostra gioia. Che cosa vogliamo di più? Ma andiamo avanti. Israele aveva disubbidito al patto che il Signore gli aveva dato ed era andato vicino ai cattivoni, aveva preso le loro usanze. Aveva preso le loro abitudini, nonostante che il Signore aveva mandato anche un profeta ad avvisarli. Non scendete a compromesso con loro, non fate in modo che vivano insieme a voi. Ma Israele non aveva ascoltato, e così i nemici gli portarono via tantissima roba, quasi fino a lasciarli poveri. Ed è proprio in questo periodo che gridano forte al Signore chiedendo il suo aiuto. Il Signore decide quindi di ascoltare le loro richieste e mandare un liberatore. Ed è proprio in questo periodo che nasce il libro dei giudici. Infatti, questi liberatori che arrivavano mandati da Dio e usati da Dio daranno vita al libro dei giudici in questo periodo difficile. E il primo di questi si chiama Otniel. E lui, mentre lì, viene investito dallo spirito del Signore e così va a combattere e libera il popolo di Israele, che grazie a lui e all'intervento di Dio ha di nuovo pace per 40 anni. Eccoci qua, che cosa abbiamo imparato anche oggi? Gesù e i capi del popolo muoiono e anche tutte le persone anziane, quelle che avevano visto la gloria di Dio
che avevano passato il Giordano, che avevano visto cadere le mura di Gerico. Ecco, tutta quella generazione che è diventata anziana muore. Il popolo giovane, però, non segue il loro esempio, non segue più le leggi di Mosè, non segue più quello che gli era stato comandato. Tenetevi stretti al libro della legge se volete prosperare, mentre loro vanno dietro a degli altri idoli, si uniscono e non scacciano i popoli cattivoni che erano andati a conquistare, e così piano piano tornano a perdere le terre, fino al punto che stanno quasi per diventare schiavi e iniziano a gridare al Signore. Il Signore allora manda un uomo che si chiama Otniel, che sarà il primo giudice. E questo uomo che cosa fa? Viene investito, ricoperto dalla forza di Dio, dalla sua autorità, e va a vincere delle battaglie. In questo periodo così Israele riesce a avere 40 anni di pace. Ora inizia proprio così il periodo dei giudici. Vedremo quanti sono, ce ne saranno di quelli che ci terranno attaccati di più, e perché la loro storia è più lunga, altri perché la Bibbia ci dice poco. Ma questo periodo è un periodo veramente difficile per il popolo, e la difficoltà nasce a causa della loro disubbidienza. Non bisogna disubbidire, perché se mettevano in pratica i comandamenti di Dio non avrebbero avuto nessun problema. Anche te, mi raccomando, segui ciò che è giusto, ciò che dice la Bibbia e ciò che onora i genitori. Non discutere con gli amici e fai in modo che anche tu possa essere fortificato dallo Spirito di Dio. Benissimo, anche per oggi la nostra storia si conclude qua, ma tu puoi leggerla nella Bibbia, nel libro da dove prendiamo tutte le storie, nel libro dei Giudici, nei capitoli dall'1 al 3. Puoi seguire la prossima puntata, la numero 112, dal titolo Quanti sono? E per approfondimenti puoi chiedere al tuo pastore, monitore o genitore, o contattarci per email betterlifecantici@gmail.com. Ah, sì, avete ragione, è una foto, non è un vostro disegno. Scusatemi, ma ho avuto un problema alla stampante con il computer e non riuscivo a mandare dentro i vostri file. Ma non vi preoccupate, cerchiamo di risolverlo per la prossima volta. Eh sì, siamo arrivati alla fine. Better Life Worship ha presentato i racconti della Bibbia. Ci sono delle cose difficili a volte in questo libro, mi raccomando, usi il dizionario, chiedi ai più grandi, non rimanere mai con il dubbio. Ma noi dobbiamo dire le cose come sono scritte in questo meraviglioso libro che è la Bibbia. Puoi seguirci sul nostro canale per altre puntate e altre storie che ci insegnano della vita di questi uomini di Dio. Ciao, alla prossima, e grazie di essere stato con noi.